Siamo la casa più vecchia del mondo, soprattutto perché è l'unica casa dove la famiglia è sempre la stessa. Mio nonno, papà ed io, perciò sono 110 anni che facciamo questo lavoro e siamo sempre noi. Perciò è bello rivedere i film nostri, che sono sempre quelli, ed emozionarsi ogni volta che uno li vede. Anche per me, insomma. Mi ricordo che mio padre mi ha sempre detto che tutto quello che fa è la cosa fondamentale è la storia. La sceneggiatura è la base di ogni arte e poi l'emozione che uno prova nel vedere, che sia da grande storia popolare che deve far piangere la gente che lo vede, alle cose grandi, le cose d'arte che abbiamo fatto, che ha fatto mio padre, dal Gatto Pardo a Rocco e suo fratello, eccetera, alle cose di Dario Argento, tutte le cose fatte con l'emozione da fare, e lo stile in quello che facciamo, e l'amore in quello che facciamo. Vedo anche che questa retrospettiva qua, anche i nostri vecchi film, vedendoli, vedo la gente, anche i giovani, che si emozionano, perché poi i sentimenti sono sempre gli stessi, le storie d'amore sono sempre quelle. E i remake anche delle storie vecchie sono sempre quelle che toccano di più. E il modo di fare le cose, toccare il pubblico nei sentimenti e in quello che uno è dentro. Marescià! Parla piano. Marescià, tu vada a pensare all'asino. Faccio pensare all'asino. E perché? L'asino è tutta la ricchezza nostra. E sta solo. E c'ha già fa compagnia? No, ne vado a beverà e dagli da magnà. Avanda, mandaci un carabiniere, che tanto qui non stanno a fa niente. E tu per questo mi hai chiamato? Eh sì, signore, mi sono ricordato dell'asino e ho pensato a mio padre. Il film colossale che ha fatto, ma di sentimenti, di voglia, è stato Il Gatto Pardo. Perciò è il film più importante per noi e credo per l'Italia in assoluto. Tanta emozione, ma tanta.